io mi chiamo Mauro Ballerini e sono responsabile commerciale, country manager di Più Storage in Italia, che ha aperto un mese e 10 giorni fa in Italia, quindi siamo proprio nuovi. La questione della latenza mi pare che sia una cosa che si è già ripetuta in qualche sessione quest'oggi, però evidentemente diciamo, parlando di storage, la latenza è una questione chiave, nel senso che nel momento in cui c'è bassa latenza, in termini applicativi abbiamo risposte molto migliori. In realtà abbiamo risposte molto migliori sia in termini di performance che in termini anche di utilizzazione, per esempio, degli stessi server. Quindi è proprio chiave da questo punto di vista. E sempre più ci stiamo rivolgendo a applicazioni che hanno bisogno di risposte istantanee. Allora, quello che... Ok. Quello che succede in questo momento è che in ambito computazionale e in ambito di rete abbiamo dei device che ci consentono di avere risposte istantanee. Quello che in questo momento non ci garantisce questo, perlomeno non ce lo garantisce sempre, è lo storage. Lo storage, per esempio, appunto, è ancora basato, come sapete benissimo, per la maggior parte su una tecnologia che ha oltre 20 anni. Quindi, adesso c'è l'avvento dei dischi a stato solido, ma ancora c'è un po' di imbarazzo nell'utilizzo degli stessi. Allora, come si presenta Pure Storage? Pure Storage è uno storage flash per l'enterprise, per l'impresa, quindi la possibilità di rendere fruibile la tecnologia flash in ambito storage. Questo è quello che ci proponiamo. Come lo facciamo? Fornendo performance consistenti, cioè continue, predicibili, a un costo che è uguale o inferiore a quello del disco, e questa probabilmente è la chiave per renderlo fruibile, con un'affidabilità che è invidiabile rispetto all'affidabilità che hanno prodotti, diciamo, di fascia più alta con storage tradizionale, e estremamente scalabile e compatibile tra diversi modelli del nostro prodotto. Ovviamente questa è la classica marchetta, però diciamo che la flash oggettivamente dà la possibilità di essere 10 volte più veloci, certamente dà la possibilità di essere diverse volte più piccoli come dimensioni dentro un data center. Questo comincia a diventare fondamentale. Certamente la necessità di corrente diventa molto meno. L'affidabilità, lo vedrete se avete voglia poi di fermarvi al nostro stand o di provarlo, è incredibile, e questa è la cosa che però impressiona di più gli utenti che lo stanno provando, è che è estremamente semplice nell'utilizzo. Anche qui non voglio addentrarmi, quella che vedete lì sotto è l'interfaccia utente, ma è davvero molto semplice, non c'è nulla da configurare, in un quarto d'ora il sistema è pronto a funzionare ed è davvero un'esperienza unica quella dell'utente. Ok, questa è un'altra cosa, giusto perché non siamo solo noi a dire che Pure Storage sta diventando leader in ambito storage, sta cominciando a sfidare le aziende che si posizionano a livello enterprise in ambito storage. Questo che vedete è un quadrante Gartner che è stato pubblicato a giugno, ovviamente fa riferimento agli all flash array, quindi non a tutto il mondo dello storage, ma quello che vedete è lì sotto gli occhi. Più storage è leader sia in termini di execution che in termini di vision, insieme a player dello stampo di EMC ed IBM. La cosa interessante è che poi, se andiamo a vedere alcuni settori, e questi sono i tre campi nei quali inizialmente noi ci proponiamo, quando chiediamo ai clienti se vogliono testarci, sono le tre categorie di applicazioni nelle quali probabilmente diamo i maggiori vantaggi. Vedete che Pure Storage si posiziona al primo posto in tutte le categorie, quindi diciamo database, online transaction processing, virtualizzazione server e VDI. Ci sono tutta un'altra serie di altri player sotto, ma diciamo che siamo assolutamente
vincenti in questo senso, grazie anche a, soprattutto nell'ultimo anno, una crescita incredibile. Questo è un altro report fatto da 451 Research che intervista diversi clienti chiedendo loro quale tipo di tecnologia hanno in uso, quale tipo di tecnologia stanno testando e quale tipo di tecnologia intendono utilizzare da qui a qualche anno. Quello che è venuto fuori è che anche qui più storage è assolutamente una dei leader in termini di appunto tecnologie a stato solido. Questo è quello che consente, come vi dicevo, la fruibilità della questione. Cioè, è chiaro che è bellissimo avere uno storage velocissimo, bellissimo avere qualcosa che risponde in millisecondi anziché in microsecondi, ma se il costo è quello di 15-20 euro al giga non me lo posso permettere. Quello che consente di fare più storage è proprio questo. Grazie a cosa? Grazie a una compressione, una deduplica che consentono di immagazzinare molti più dati di quelli che abbiamo, diciamo, fisicamente sul sistema. Come vi dicevo, appunto, forse un po' presuntuosamente, più storage ha proprio in mente di costruire la nuova grande storage company. Quindi, vabbè, qui ci sono un po' di fondatori, ma come vi dicevo dall'inizio, la mission è proprio quella di dare la possibilità alle imprese di utilizzare la flash come nuovo media dello storage. Per questo è già stato creato un team di quasi 800 persone. Dal punto di vista degli investimenti, credo che sia l'azienda che ha ricevuto il maggior numero di finanziamenti privati prima dell'entrata in borsa. Non siamo ancora entrati in borsa, però quasi mezzo miliardo di dollari di investimenti che ci hanno consentito di crescere moltissimo sia in termini di persone che anche in termini proprio di execution. Quindi c'è, per esempio, molti di questi fondi sono utilizzati per la ricerca. Abbiamo oltre 300 brevetti in attesa di approvazione, quindi anche questa è un'altra cosa molto interessante. Come si fa a costruire una migliore storage company? Certamente avendo un prodotto interessante nella sua semplicità, così lo dico per il mio amico Maglio, avendo un grande prodotto, ma avendo appunto degli investitori alle spalle che riescono a sostenere questo prodotto, avendo delle persone che riescono a diffondere il verbo in tutto il mondo, siamo in 20 paesi in questo momento, avendo un supporto di classe enterprise. L'abbiamo sentito tantissime volte, la scelta per esempio di Pure Storage è stata quella, oltre di avere un sistema diciamo proattivo che si chiama Cloud Assist, mediante il quale i sistemi ogni 30 secondi mandano delle informazioni al nostro centro di supporto in modo che si possa intervenire proattivamente in caso di guasto. Il nostro supporto è tutto basato negli Stati Uniti, quindi non abbiamo il problema di dover per esempio trasferire i casi, qualora siano casi da dover gestire su più giorni, da un centro di supporto a un altro. E l'altra cosa di cui volevo adesso parlare, poi concludo, è diciamo, la policy di manutenzione e di rinnovo della stessa, che è anche su questo, da questo punto di vista, abbastanza rivoluzionaria. Questa è un'altra slide relativa al supporto storage. Cioè, questo, non so quanti di voi conoscono questo Net Promoter, che è un'azienda che fa delle valutazioni sulla qualità del supporto facendo delle survey sui clienti. La valutazione del supporto di Pure Storage sugli oltre 2000 sistemi installati è di 76. Altre aziende molto grandi hanno una valutazione che è la metà di quella di più storage, e questo credo sia una cosa molto molto interessante. Che qui, come al solito, schiaccio il bottone a caso. Ok, ultima cosa vi dicevo è come viene gestito il supporto. Poi ribadisco, magari deludo qualcuno non parlando di cose tecniche nel dettaglio, ma preferisco darvi un'idea anche di come sia possibile sfruttare questa cosa nelle aziende che rappresentate.
È questo Forever Flash. Che cosa significa? Giusto per darvi un'idea, noi vi diamo la possibilità di acquistare un sistema, diciamo, con 3 anni di manutenzione. E poi vi garantiamo che alla scadenza del 3° anno di manutenzione il prezzo che pagherete per il rinnovo è un prezzo uguale o comunque non superiore al prezzo che avete pagato quando avete acquistato il sistema. Al momento del rinnovo, oltre a garantirvi il prezzo, quindi 3 anni prima, vi sostituiamo le controller con controller di nuova tecnologia, quindi trasformando la spesa che fate in spesa, diciamo, operativa, in OPEX, in CAPEX, perché di fatto vi stiamo rinnovando il sistema insieme al lato del rinnovo. Questa appunto è una sfida che facciamo, ma è una cosa tra l'altro possibile, perché i sistemi quando vengono sostituiti non causano nessun fermo, il sistema è always on, quindi questa possibilità diciamo, diventa anche ancora più interessante. Un'altra cosa che viene proposta è qualora il cliente abbia la necessità di aumentare la capacità del sistema, viene proposta ad un costo estremamente conveniente di adeguare la manutenzione del sistema preesistente alla scadenza prolungata, che, diciamo, legata allo storage che stiamo aggiungendo. Ok. Questa è un'altra slide che, diciamo, spiega in maniera forse un po' più noiosa che cosa può accadere, ma comunque il pallino significa che io ogni 3 anni ho il rinnovo della tecnologia, il rinnovo tecnologico delle controller, continuando a pagare semplicemente la manutenzione. Quindi Forever Flash, questa è un po' l'idea. Foto di famiglia, anche qui giusto proprio prima di concludere. Come vedete sono 3 modelli, come vi dicevo tutti upgradabili l'uno all'altro senza interruzioni di servizio. Il software, il sistema operativo, che include per esempio anche la replica, l'encryption, always on, eccetera, è sempre tutto incluso nel prezzo dei sistemi, quindi non vi chiediamo di aggiungere niente. I sistemi sono sempre completamente ridondati, cioè quindi tutti i sistemi hanno una coppia di controller per consentire che qualsiasi tipo di upgrade sia fatto senza interruzioni di servizio. Queste sono un po' di caratteristiche. E adesso vi volevo lasciare, così, visto che mi sono già prolungato abbastanza. I try and make you happy, I really do. And you know what, I am so sorry. You're so high maintenance. I've been working on acceptance. And I accept the fact that you're just getting kind of... You're just showing your age. It's just that... Have you always been so big? Okay, let's try to keep this productive. How does that make you feel? Silent treatment. That's real mature. That's... And then people started calling. And complaining, and I made excuses for you. I did. I told them it was my fault for not setting your tiering properly, or for not tuning your flash cache to their workload. Hmm. Even I didn't realize how bad it was getting till we tried VDI on you. That's what drove me to start looking. How? Where was that? Did what? Online. Yeah, I know how that sounds. It started so innocently, you know, just little deployments to just help our virtual desktops perform. Once I started, I couldn't stop. I just kept sending more and more VMs over. So, for next week, I think that we should focus on communication. But the power and the beauty and the simplicity of an all-flash architecture. It was just so... Oh, you know what? I have photos. No, we don't see that. Look at that little baby. Okay, that's really something. That is a hot little ray. Yeah. Do you know how this makes me feel? I can't say. I don't... You to ask me? Oh, fine. How does it make you feel? I can't even... You know, it's like the inline dedupe, 5-to-1 data reduction. I want flash.
I want flash all night long. Crazy, right? You know what? The crazy part is that I'm spending less money than on disk. Hey, this is a great time to stop. We've actually come to the end of our session. I'm in love. Some great. I never thought finding storage so unbelievably simple would be so liberating. Hmm. Never thought that I would find a love so complete. Oh, gosh. Thank you. Oh. Are you ready to dump disk? Go to purestorage.com/love to meet the new third generation flash array and register for a chance to win a weekend getaway for you and a loved one to Las Vegas. Hi, Joyce. Yeah, we got another one. Would you tell Frank to please come in with the hand truck, the salvage, maybe the salvage crew? Okay, thank you. Bye. That was not even know what that was. I don't even.